Consigliere regionale Raffaele Sainato si è dimesso dalla carica di vice sindaco e assessore alle politiche ambientali, bilancio, tributi, urbanistiche e risorse umane del comune di Locri e lo fa per svolgere al meglio, con assoluta dedizione, il suo nuovo ruolo. Ne ha dato comunicazione lo stesso Sainato ieri mattina nell'aula consiliare nel corso di una conferenza stampa convocata dal sindaco Giovanni Calabrese alla presenza dell'intera giunta comunale. In avvio di conferenza, il sindaco calabrese ha evidenziato il ruolo fondamentale svolto da Sainato nell'amministrare la città. In piena sintonia con lui, con la sua giunta, insieme a detto calabrese, abbiamo attraversato ben 7 anni di governo, tanti traguardi ricordati dal sindaco e raggiunti grazie alla stretta collaborazione realizzatasi sin dalla prima amministrazione targata calabrese, nata nel 2013. Anche per questo, ha evidenziato il primo cittadino, grandi sono le attese per l'opera che Sainato andrà a svolgere in Consiglio regionale. Dall'asilo di Via Virgilio, ha citato Calabrese, inaugurato circa 1 anno e mezzo fa, ai lavori in via di definizione del mercato coperto, ma anche i buoni risultati acquisiti dal distretto sociosanitario della Locride anche durante l'emergenza Covid-19 e il varo della raccolta differenziata a settembre 2019, che oggi, ha continuato, copre il 50% del conferito. Il sindaco ha evidenziato che i successi ottenuti con le manifestazioni culturali, come il Giugno Locrese, e quelli conseguiti con i lavori per la viabilità cittadina, alcune dei quali in via di attuazione. Il sindaco, poi nel ricordare le recenti polemiche sul teatro comunale, ha detto che non riguardano affatto la politica e gli interessati dovranno chiarire e ha assicurato che l'amministrazione comunale si adopererà per ottenere al più presto l'agibilità per evitare al teatro il destino di tanti incompiute. Da parte sua, l'ormai ex vice sindaco ha sottolineato che il suo impegno politico continuerà ad essere rivolto alla società. Le tante battaglie affrontate insieme all'amico sindaco e alla giunta, ha promesso continuerò a seguirle anche da consigliere regionale e comunale, quale torno ad essere da oggi. Sono orgoglioso, ha concluso, di essere stato vice sindaco per una città fatta di tante persone per bene, un ruolo svolto sempre con l'idea alta della politica e per trasmettere ai giovani e ai miei figli l'importante umiltà nell'agire per il bene pubblico. L'interrogativo adesso si sposta sul nome del futuro vice sindaco e se gli odierni equilibri della maggioranza continueranno a permanere. Un'indiretta risposta all'interrogativo è arrivata dal sindaco calabrese, che ha annunciato che a breve l'amministrazione comunale valuterà come organizzare un nuovo esecutivo senza escludere un eventuale rimpasto di giunta né un ingresso di un esterno nell'attuale gruppo.